discorso dei consorzi. Eccoci. Insomma, prego. Qui il sughero abbiamo già capito che è molto importante nel consorzio del Chianti Classico, ma soprattutto c'è un nuovo corso sui consorzi che è bene farci spiegare da chi se ne intende di più. Ed è il direttore del consorzio del Chianti Classico Gallonero, quindi Giuseppe Liberatore. In cosa consiste la novità? Beh, la novità è data dalle ultime disposizioni che sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale proprio in questi ultimi mesi, e cioè che i consorzi di tutela perdono di fatto quelle che erano le funzioni di controllo, che sono passate a degli enti terzi di certificazione, proprio per eliminare il cosiddetto conflitto di interessi, cioè che un controllore controllasse i propri. Esatto. Mentre invece ha acquisito quelle che sono le peculiarità che oggi i consorzi importanti hanno, in particolare promozione e valorizzazione, quindi poi vigilanza, la tutela del marchio, un altro aspetto molto importante, ed inoltre la gestione e programmazione della denominazione. Questo che cosa significa? Significa poter gestire le produzioni, fare in modo che queste siano sempre remunerative sia per i produttori che per poi chi imbottiglia e che va sul mercato. Una cosa importante da aggiungere è che queste attività, quindi tutela, vigilanza e promozione, sono di fatto erga omnes, cioè che cosa significa? Che contribuiscono a queste spese non soltanto più i soci dei consorzi, ma anche coloro che non fanno parte dei consorzi. Cioè, questo è importante anche perché si fa capire il motivo per cui si tutela una denominazione, anche se non si fa parte, in realtà si usufruisce ad esempio del nome Chianti Classico. Esatto, perché anche coloro che sono fuori dal consorzio beneficiano della tutela, della vigilanza, ma soprattutto della promozione. Cioè, se un consorzio fa attività di promozione e di valorizzazione, è giusto che a questo tipo di attività contribuiscano tutti. Chiaramente un consorzio, per avere questa possibilità, deve rappresentare almeno il 66% della denominazione, cioè i due terzi. E qui ci siamo. Nel nostro caso siamo al 94%. Beh, insomma, a posto così allora. Soprattutto vedremo che cosa farà ancora il consorzio del Chianti Classico.